Attenzione alla torre di Pisa! Sbagliato, la torre era inclinata! Davvero? Semplicemente sbagliato, davvero terribilmente sbagliato, sbagliato, sbagliato! Che cos'altro c'è da dire? Non lo so, che è sbagliato! E dai, e dai, e dai! Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo! Il burino più grigio del web! Allora, oggi farò un video sulle recensioni, ma sulle recensioni dei posti turistici italiani più gettonati! Recensioni fatte da turisti italiani, ma non solo, anche da turisti stranieri! Sono un po' invidiosi. Brutte recensioni. Ah, la torre di Pisa mica ce l'hanno tutti. E allora cominciamo da un gran monumento, il Colosseo. Boh, un cumulo di inutili pietre. Ma infatti io sto Colosseo, un cumulo di pietre, ma buttatelo giù, ma che è? Città sporca e trasandata. Vabbè che Roma non è pulita, se sa. Furti ovunque, brutta gente in giro. Si rischiano le bottigliate in faccia. Ma insomma, che è, le favelas? Quindi mi raccomando, quando venite a Roma c'è brutta gente. E ci vivo pure io, hai visto, no? E poi ci piace viaggio. Gente bottigliata in faccia! Cos'è? Brutto e vecchio, rudere troppo vecchio e architettonicamente antiquato! E c'ha 2000 anni, grazie al c***o! Non adatto a visite, troppo caldo d'estate e freddo d'inverno, peccato! Vabbè, basta, mo chiamo il comune e sistemiamo sta cosa della temperatura, è una cosa allucinante! Tutto rotto, è tutto rotto, con i muri pericolanti e non ci sono manco le finestre! Ma insomma, una cosa, io pago le tasse, dove vanno a finire i miei soldi, scusate? Ma due vetri ce li volevo mettere! Appena entrate c'è una corrente che portava via, dai! E non si poteva fare nulla e poi attorno c'erano tutti i pezzi di colonne per terra, templi diroccati, una vergogna! Tutte ste vecchie colonne a terra, ma buttatelo, le mettete su, li buttate! Ma io non lo so, guarda che trasandatezza! Passiamo a un altro posto turistico molto visitato, l'uomo di Milano. Niente di che, troppa gente, troppo grande, nulla di che. Se volete vedere una bella piazza, c'è Torino dove ogni piazza è un capolavoro. E non a caso quello che ha fatto la recensione di Torino. Paraculetto! Attenzione, abbiamo la recensione di uno dal Belgio. Adesso per velocità vediamo la traduzione. Nessuna cupola, mi era stato detto che questa cattedrale aveva due fantastiche cupole, ma si è rivelata una notizia falsa. Oh, mi dispiace. Sebbene il Duomo sia un bel edificio, meno male, questa visita è stata molto deludente per me. Quindi per chi cerca le due grandi cupole della cattedrale di Milano, non venite in questo posto, sono da un'altra parte. Oh, gli volete dire dove stanno queste due cupole? Questa è venuta apposta dal Belgio. Gli italiani danno proprio delle fregature. Passiamo a Piazza San Marco a Venezia. Oh, abbiamo la recensione di una dal Venezuela. Decadente e sporco. Leggerete ovunque che questo è il must delle belle piazze del mondo. Ma voi non ci cascate, eh? Per me è semplicemente brutto e decadente. L'ho visitata per la prima volta nel 2009 ed era orribilmente pieno di persone e colombe che volavano sopra di te tutto il tempo. Beh, si sa che là in piazza ci stanno i piccioni. Cioè, io non lo so, ma mi dispiace che in Venezuela non ci avete sta piazza con tutti sti piccioni. È una merda. Non riusciamo a mandarli via. Altra recensione da un inglese. Visita orribile. La mia visita a Piazza San Marco è stata terribile. Stupidi piccioni ovunque che cercano di sgranocchiarti le dita dei piedi. Secondo me i piccioni se lo dovevano proprio mangiare a questo. Attenzione, pure questo viene da fuori, ma non so da dove. Lo schifo italiano internazionale. Sono delle vere e proprie sanguisuga. Arroganza tipica italiana. Che rovina, niente vita facile per una famiglia con dei bambini. Vogliono solo soldi, soldi, soldi. Pure la cacca ti costa 1,50€, eravamo 6. Sei persone avete speso tanto per fare la cacca. Cioè io non lo so, vogliono solo soldi, soldi, soldi. A noi in Italia ci piace così. Ci piacciono i soldi. Portate i soldi dall'estero. Siamo proprio a raffoni. Oh, passiamo a Firenze in generale. Troppo volgare, ci sono troppe pisellate. Non ve la consiglio. E ci sono alcune bancarelle con dei pantaloncini con un pisello disegnato sopra. Vabbè, questa si riferiva al David, credo. A proposito del David di Michelangelo, statuetta orrenda. Questa statuetta, tra virgolette, è troppo sopravvalutata. La rovina di Firenze. Non c'è niente di bello in una persona nuda. L'unica emozione che mi ha dato è quella di disgusto. C'è molto di meglio anche nella stessa Firenze. C'è di meglio un bar, un ristorante. Tra l'altro, notizia uscita da pochissimo che ho trovato, che in America una preside è stata licenziata perché stava insegnando arte ai ragazzi facendo vedere il Davide di Michelangelo. Ma l'America sta avanti! Torniamo a Roma con la Basilica di San Pietro. Oh, questa dalla Spagna. Vista dalla cupola. Allora, per chi non c'è mai stato, la cupola di San Pietro bisogna salire, c'è un ascensore se non sbaglio. Però poi l'ultimo tratto te lo devi fare a piedi per forza. E c'è sta tutta la scaletta a chiocciola effettivamente molto stretta. Le persone con problemi di ansia, claustrofobia eccetera dovrebbero essere avvertite di non salire. Abbiamo incontrato persone che piangevano, che non potevano continuare. Una doveva anche tornare indietro. Cioè, immaginate che tragedia, la gente là sopra a piangere. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. No,
Oh, passiamo al parco archeologico di Pompei. Questa è la recensione di uno di Matera. Quindi uno di Matera si immagina che il parco archeologico lo capisca. Sconsigliati. Calpestare quelle strade percorse da persone che un attimo prima erano intente a vivere la loro vita trasmette un'emozione incredibile. Oh, meno male. Ma dopo un'ora che cammini la delusione si fa strada e cominci a camminare senza una meta. Dove devi andare? Scusa, ma che devi fare a Pompei? Che c***o devi fare? Devi fare shopping? Attenzione alla torre di Pisa, che pure i sassi sanno che è storta. Attenzione, questa c'è scrive da Zurigo. Sbagliato, la torre era inclinata. Davvero? Semplicemente sbagliato, davvero terribilmente sbagliato. Sbagliato, sbagliato, che cos'altro c'è da dire? Non lo so, che è sbagliato? Quest'altra recensione è dall'India. Costruzione fallita, in poche parole, commercializzandolo in modo intelligente, le persone si stanno rendendo conto dei soldi investiti su questa architettura fallita. D'accordo, è un luogo iconico e assolutamente da vedere, ma tutto ciò è dovuto alla pubblicità e nient'altro. Invidioso, eh? O questo invece c'è scrive dalla Russia. Intraprendenza italiana. Hanno costruito una torre, è andata storta. Hanno cercato di ripararla mentre la gente ha cercato di iniziare a guardare la torre che cadeva. Da allora hanno deciso di non ripararla, ma di fare soldi. Niente da guardare. Beh, sì, l'abbiamo fatta apposta. Abbiamo fatto un po' c***o le gare perché abbiamo detto au. Dammi retta che così ci fammi sordi. Passiamo alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dove ci sono i più grandi capolavori dell'arte mondiale. Questa recensione da un francese, che anche loro c'hanno Louvre, quindi tanto de cappello. Molto deludente. Molti turisti, le opere sono obsolete e riguardano solo la religione. Sono opere vecchie, c'ha ragione. Bisogna fare un ripulisti là, eh? Roba vecchia, buttiamo. Non mi piace quell'epoca. Maestoso il palazzo all'interno e onesto il prezzo per i ragazzi, 2 euro. Ma deve piacere l'arte italiana del 400. Ma va, ma grazie al c***o. Ma guardate questo, non ci sono andato per protesta. Città troppo cara, non adeguata a tutte le tasche, ne sono uscito deluso. Sì, ma perché allora la devi scrivere la recensione? Cioè, sei pure di Firenze. Attenzione, recensione dalla Russia. Miscela infernale di un piccolo numero di capolavori. Opere mediocre e dipinti disgustosi. Il soffitto è così direttamente una guida a tutte le più disgustose perversioni sessuali che persone non umani hanno solo inventato. Gli Uffizi è vietato ai minori. Ma in realtà tutta Firenze, perché è pieno di paselli, l'abbiamo visto, no? Firenze è tutta una pisellata. Ah, ma questa è bellissima, dalla Norvegia. Terribile, non hai nemmeno il wifi o un buon personale. È terribile che tu debba andartene perché ai tuoi genitori piace l'arte noiosa. No, ma com'è sta cosa che agli Uffizi c'è star wifi? Non so che dire. No, forse dopo io dire, c'è dei seri problemi. Oh, quest'altro invece è tedesco. Personale razzista con dipinti sopravvalutati. Non sprecare tempo e denaro qui. Meglio acquistare vino dello stesso prezzo e godersi il panorama toscano. Oh, questa era venuta in Toscana solo per bere. Oh, torniamo a Roma con la Fontana di Trevi. Secondo me la fontana più bella del mondo. Bella ma scomoda, bella ma l'accesso alla vasca è scomoda. L'acqua è fredda e non puoi lasciare né asciugamano né accappatoio. La privacy non esiste. Ci sono troppe persone che ti guardano. Vabbè dai, questa è finta, dai. Esperienza da turisti, da perderci 5 minuti non di più. Molto più interessante è scoprire l'impianto idrico che lo alimenta. Vedi i documentari di Angela. Ma ho capito, ma che c***o c'entra l'impianto idrico? Cioè, guarda la fontana quanto è bella, ma per chiedersi come funziona dietro, c'è sempre tempo, ma con roba dico io. E sempre a Roma vediamo le recensioni del Foro Romano. Oh, attenzione, abbiamo la recensione di un americano della Carolina del Nord. Vai America, regalaci un sogno. Solo rovine. Immagino di aver imparato che la costruzione romana era buona, ma non abbastanza per durare 1000 anni. Oggi puoi vedere un mucchio di pezzi di roba, alcuni dei quali seduti su cose più vecchie, e provare a immaginare come appariva in vari momenti di costruzione e riparazione. Solo rovine. Ma voi della Carolina che ci avete? I piantagioni di tabacco? Ma se la batte col Foro Romano, eh? Oh, questo invece è italiano, da Udine. Quindi è ancora più grave. Ruderi, so di essere blasfemo. Questo mette subito le mani avanti. Ma mi permetto un'opinione controcorrente. È un mucchio di sassi con pochissimo significato. No, non è controcorrente. Quelli della Carolina del Nord la pensano come te. Perimetri murari, colonne distese a terra ed altri ruderi di cui si può solo immaginare gli antichi splendori mi comunicano poco o nulla. Io non lo so. Vai a Roma, vai in discoteca. Almeno da Roma ti porti un bel ricordo. Attenzione a questa recensione del Pantheon. Sembra a Roma. Ehi, ma c'è un buco sul soffitto. Allora, per chi non c'è mai stato, qual Pantheon a Roma? Effettivamente c'è un buco sopra la cupola che è aperto e quindi ci piove dentro. Solo che quel buco fa effetto camino, quindi non è che ci piove proprio dentro. Il pavimento è un po' convesso, ci sono diversi tombini e quindi l'acqua poi scorre là. Comunque, gli anni hanno lasciato il segno, sarà pure che si tratta di un tempio romano. L'unico arrivato in
intatto fino ai nostri giorni, ma quando si decideranno ad aggiustare quel buco nel tetto? Quando piove entra acqua. No, a Roma lo lasciamo così al buco perché già avevamo soldi per tapparlo. Andiamo bene, proprio bene. Dai, ma è finta sta recensione, ma la cosa più grave è che è scritta da un romano. Oh, passiamo alla Basilica di San Francesco d'Assisi ad Assisi. Non mi hanno fatto entrare con il cane, non mi hanno fatto fare un selfie sull'altare, non mi hanno permesso di finire il gelato che stavo mangiando, non capiscono la differenza tra sigaretta elettronica e quella normale. Mi chiedono un'offerta per degli stracci azzurri perché il mio costume da bagno non gli piace, mi disturbano mentre parlo al telefono. Non mi fanno andare al negozio perché c'è la messa, io non ci vado più, in chiesa non ci si comporta così. Vabbè dai, è finta. Oh, adesso andiamo alla reggia di Caserta. Non ha niente da invidiare alla reggia di Versailles. La grandezza non fa la differenza. Questa casetta è uno spreco di ettari molto costoso da vedere. A questo punto è meglio andare a vedere casa mia, che è sicuramente più ordinata e pulita. L'unica differenza positiva della casetta di Caserta è il bagno d'oro. Noi non ce l'abbiamo. Ah, almeno quello, Ma penso che sia inutile fare chilometri per andare a vedere un bagno. No, perché se ci tieni, bellino è il giardinetto, ma niente di che. Beh, io mi ricordavo, insomma, più che giardinetto, una cosa più bella. Se abitate lontano, vi consiglio di non andare a perdere tempo, soldi e benzina. Quindi se andate a Caserta, non andate a vedere la casetta, mangiatevi una pizza. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Vabbè! I finally see I can be so